tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti del 2019 in fatto di trucchi e skincare. Non sono tutte cose necessariamente uscite nel 2019, ma sono prodotti che io ho scoperto appunto lo scorso anno e che non vedo l'ora di portarmi dietro anche nell'anno nuovo. Il primo prodotto di cui mi sono follemente innamorata è questo detergente viso della Balea. Questo è già il secondo che acquisto e questo non si vedrà mai, ma è arrivato a così dalla fine. È un classico detergente in mousse, nulla di speciale. Questo dalla confezione rosa, in particolare per le pelli sensibili o disidratate. Io inizialmente avevo provato invece quello con il pack blu, che è dedicato alle pelli miste ed era a base di aloe vera, che non è particolarmente aggressivo sulla pelle, ha anche un odore abbastanza piacevole, però andando verso l'inverno mi sono accorta che mi asciugava forse un po' troppo il viso, nel senso non lo lasciava disidratato, ma lo percepivo un po' troppo, nemmeno aggressivo, cioè non lo sentivo super confortevole sulla mia pelle, quindi quest'autunno ho preso la versione per pelli sensibili e mi trovo decisamente meglio. Forse sarà anche il cambio di stagione, non lo so, mi trovavo comunque bene anche con quel detergente, questo mi piace un po' di più, diciamo. Io l'ho preso da DM a Budapest, ma ho visto che stanno aprendo tanti DM anche qua in Italia adesso, quindi non solo a Milano. Quindi se vi capita io ve lo consiglio, perché oltre al fatto che mi trovo molto bene con questo prodotto, non mi irrita la pelle, non è troppo aggressivo, pulisce, ha anche un prezzo secondo me formidabile, non penso di averlo pagato più di 3 euro a Budapest, e non perché a Budapest le cose costano meno che qua in Italia, ma proprio perché secondo me fa parte di quei prodotti di linea abbastanza economici. Per dirvi, io di questo brand di solito acquisto anche le maschere, anche lì le trovo tra gli 1 e i 2 euro, sia quelle in tessuto che quelle in crema. Mi piacciono tantissimo della Balea i cerotti per i punti neri, sia per fronte, mento che per il naso, anche quelli costano veramente poco. E per il prezzo che hanno sono super efficaci, cioè su di me sono come quelli ad esempio della Nivea, che per ora sono secondo me i migliori, ma hanno un prezzo molto caro e di solito non li trovo mai in giro. Comunque, a parte questo, la confezione è da 150 ml all'erogatore, appunto uno di quei detergenti che fa la schiuma. Io lo utilizzo combinato ad un detergente barra struccante in olio, quindi passo l'olio su tutto il viso per rimuovere magari la parte più grassa dello sporco che può essersi accumulato sul viso, e poi passo questo la mattina invece soltanto questo. È inoltre un prodotto vegano. Visto che vi ho accennato lo struccante, passiamo ad un'altra scoperta che ho fatto nel 2019, ovvero lo struccante bifasico al fiordaliso di Garnier. Come vedete ne ho utilizzato metà, è una confezione grande da 400 ml, non lo vedete ben separato in questo momento perché in realtà spostandolo si è un po' agitato. Fa parte comunque di quella categoria di struccanti che vedete separati. Sopra c'è la parte oleosa che è sul bluette e sotto invece una parte un po' più trasparente, quasi acquosa. Prima di utilizzarlo vanno appunto mischiate queste due parti, penso sia costato sui 4-5 euro. È uno struccante molto molto delicato, soprattutto sugli occhi, penso che strucchi benissimo. Avete presente quelle pubblicità in cui, per far vedere l'efficacia di uno struccante, la modella mette un dischetto, lo toglie e l'occhio è perfettamente struccato? Ecco, non fa esattamente quell'effetto, ma ci si avvicina molto. Io con una passata riesco veramente a togliere quasi tutto il trucco dall'occhio, non il mascara. Però anche gli ombretti, quelli super brillantinati, metallizzati, riesco a toglierli tutti. Per struccare il mascara devo lavorarci un po' di più, ma mi capita con tutti gli struccanti che ho provato negli ultimi anni. Quindi secondo me è un ottimo prodotto, fra gli struccanti Garnier è sicuramente il mio preferito. Il motivo per cui non l'ho ancora finito, nonostante io ce l'abbia da quasi un anno, è che in genere preferisco struccarmi con l'olio struccante, quindi preferisco non utilizzare dei dischetti per rimuovere il trucco, perché anche i dischetti più delicati, io ad esempio utilizzo quelli riutilizzabili in cotone, sono molto molto morbidi, però comunque l'azione di passare un dischetto, seppur in maniera molto delicata sulla pelle, friziona un po', cioè ha un'azione comunque leggermente esfoliante e tende ad irritarmi la pelle perché ce l'ho molto molto sensibile, quindi
In genere lo utilizzo quando vado a truccare soltanto gli occhi, quando voglio, che so, struccare soltanto una parte del viso o magari, capita molto raramente, ma ho passato l'olio struccante ed è rimasto qualche residuo, allora utilizzo questo. In quei casi in cui devo struccare soltanto una parte del viso o c'è una cosa particolare, preferisco utilizzare questo prodotto. Passiamo ora alle maschere viso, ne ho ben due fra le nuove scoperte. La prima è di Origins Drink Up. Questa è una maschera idratante da 10 minuti con acqua dei ghiacciai svizzeri e albicocca. In realtà profuma tantissimo tipo di mango o frutta esotica. Il profumo per me è spettacolare, mi piace metterla anche soltanto per il profumo, ma poi effettivamente idrata la pelle senza ungerla troppo. Io ho la pelle mista, anche se negli ultimi mesi è diventata particolarmente secca. Tende in realtà comunque a lucidarsi nella zona T, però nell'ultimo anno mi sono avvicinata tantissimo ai prodotti molto idratanti per la pelle, proprio perché il resto del viso è molto molto secco. Adesso poiché è inverno, cioè è tragica come cosa, ho le labbra completamente spaccate, ho il viso molto più segnato proprio perché è super secco, quindi questa maschera si sta rivelando una vera e propria salvezza. In teoria basterebbe tenerla in posa 10 minuti e poi non va risciacquata, ma semplicemente l'eccesso di prodotto va rimosso con tipo un dischetto di quelli in cotone che vengono utilizzati per struccarsi, con un fazzoletto, una carta velina, insomma va semplicemente rimosso senza l'utilizzo d'acqua. Io in realtà non la rimuovo, la metto se devo passare, che so, mezza giornata in casa, la metto e la lascio lì finché non si assorbe completamente, oppure a volte la utilizzo la sera e la lascio, insomma, per tutta la notte. Questo proprio per aumentare, diciamo, il beneficio della maschera idratante. L'altra invece è una maschera purificante di Kiehl's che io ho in questo piccolo pottino qua, ed è la Deep Pore Cleansing Mask fatta con l'argilla bianca dell'Amazzonia. Serve a purificare e minimizzare i pori. Io la utilizzo infatti principalmente in questa zona dove i miei pori sono molto evidenti, sul mento, naso e a volte un po' alla fronte. Non tendo a metterla su tutto il viso proprio perché non tutto il mio viso ha bisogno di essere purificato. E nonostante sia una maschera sia a base di argilla ma non particolarmente aggressiva, preferisco non attaccare eccessivamente le parti di viso che sono più sensibili. È una maschera che va tenuta in posa pochissimo, finché non si asciuga, ci vogliono 5 minuti circa e poi va rimossa con l'acqua. Una volta sciacquata la pelle non tira, si sente che è, diciamo, asciugata ma non è non confortevole, non è arida. Per quanto riguarda l'effetto del minimizzare i pori, io non lo noto subito, lo noto in genere almeno dopo 2 o 3 volte che l'ho applicata, quindi se in un mese ho la pelle particolarmente grassa e sento che ho bisogno di minimizzare i pori, la utilizzo magari 1, massimo 2 volte a settimana e vedo qualche piccolo miglioramento, ma non è un effetto immediato, ci vuole un po' di costanza nell'utilizzarla. È un prodotto abbastanza caro, io questo pottino l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di Kiehl's dell'anno scorso, quindi non ho idea di quanto possa costare. So che in negozio, oltre alla versione grande che dovrebbe costare, se non sbaglio, sui 50 euro, c'è una versione più piccola che in realtà non è così piccola, è un po' più grande e costa la metà. Diciamo quindi che non è un prodotto super economico, però io in generale mi sto trovando molto molto bene con questo brand. Adoro la crema per il contorno occhi, ad esempio ne ho già comprate 3 confezioni. Mi piace molto anche il siero notte, la crema mani è la salvezza, ma ne parleremo comunque fra poco perché anche quella fa parte dei miei preferiti, piccola anticipazione. In generale comunque mi sto trovando molto bene, è l'unica maschera purificante che riesco a fare ultimamente proprio perché asciuga ma non rende la pelle arida ed eccessivamente secca. Rimane comunque confortevole anche se dopo io vado direttamente a mettere o una crema particolarmente idratante, perché in genere questa maschera la faccio la sera, quindi quando sono a casa preferisco
nutrire la pelle, oppure vado ad applicare direttamente una maschera in tessuto idratante o alle volte anche questa di Origins. Visto che ve l'ho citata, ve la faccio vedere adesso. Questa è la crema mani di Kiehl's di cui mi sono follemente innamorata. Si chiama Ultimate Strength Hand Solve ed è l'unica vera crema mani per me. Io nel corso degli anni ne ho provate tantissime perché soffro di dermatite, ho la pelle molto molto sensibile soprattutto alle mani, contate che anche semplicemente pulire in casa, lavare i piatti, mi secca terribilmente le mani, a volte mi vengono degli sfoghi sulla pelle. Anche se utilizzo guanti e qualsiasi cosa, negli anni ho provato tantissime, tantissime creme idratanti per le mani e questa è l'unica che secondo me funzioni. Infatti l'ho quasi finita e ho il terrore veramente di spremerla fino in fondo e scoprire che è terminata perché non ho ancora guardato quanto possa costare. Questa è la versione full size che ho trovato sempre l'anno scorso nel calendario dell'avvento di Kiehl's, contiene 75 ml. Io ho cercato di centellinarle il più possibile, anche perché in realtà ne basta una piccolissima quantità per idratare le mani. La cosa che più mi piace di questa crema è che innanzitutto ne basta poca e l'effetto è immediato. Basta veramente pochissima crema per sentire subito le mani idratate e rimpolpate. Sembrano veramente super vellutate, morbide, cioè la differenza la sentite immediatamente e si assorbe subito. Quindi voi la mettete, giro nemmeno di 2 minuti, avete le mani asciutte, quindi potete lavorare, fare le cose, ma le avete effettivamente idratate e protette. È incredibile come cosa, non so come sia possibile, ma ha un effetto che è super wow e soprattutto la cosa che mi piace è che l'effetto è immediato e che si assorbe subito, proprio perché io anche la sera non ho tempo di rimanere così ad aspettare che la crema si asciughi e non fare niente. Io sono quel tipo di persona che deve fare mille cose contemporaneamente perché non può perdere tempo e quindi tutte le volte infatti mettere la crema mani era terribile, cioè potevo metterla soltanto prima di andare a dormire e anche lì soffrivo perché avevo bisogno di tenermi impegnata. Passando alla cura della persona in generale, un prodotto che ho scoperto quest'anno e da cui non voglio più separarmi è il deodorante di Sanex. È un antitraspirante, qua c'è scritto 48 ore, ha una profumazione veramente basica, super neutra, non sa di qualche cosa in particolare. Non è scritto se è per pelli sensibili o meno, penso che sia senza alcol, esatto. È stata per me la svolta. Io negli anni ho provato veramente un sacco di deodoranti, dalla Dove alla Borotalco, ho provato il, come si chiama, l'allume di rocca, penso si chiami, comunque quel minerale nudo crudo, ma nulla, veramente nulla ha su di me l'efficacia di questo deodorante. Io non ho particolari problemi di sudorazione o altro, ho sì la pelle sensibile, ma quella abbiamo capito in questo video, ce l'ho ovunque la pelle sensibile, però a parte questo, cioè, mi ritengo una persona nella norma, veramente. Il problema che riscontro io con i deodoranti è che dopo qualche mese lo stesso deodorante su di me non ha più effetto. Magari all'inizio mi piaceva, era la svolta, super in love, dopo 1 o 2 mesi da capo. Non più efficace, non confortevole addosso, magari mi creava qualche piccola irritazione o sentivo comunque che non mi dava sicurezza e freschezza, anche semplicemente nell'uscire o nel fare le cose più basiche. Un altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo riguarda i capelli ed è questa lacca che mi aveva regalato la mia parrucchiera, se non sbaglio, a Natale dell'anno scorso. È della Vella, Mystify Me Strong Amy, penso si chiami così. Questa comunque è la versione, diciamo, piccola, tascabile, da 75 ml. È una lacca abbastanza forte, da qua sono riempiti 3 pallini su 4 per quanto riguarda la forza della lacca, ma in realtà non è così forte da lasciare i capelli proprio rigidi. Non so se avete presente quell'effetto quando mettete la lacca che sentite che i capelli sono rigidi, quasi finti. I miei capelli invece con la lacca sì, si sente che
ci ho messo sopra la lacca, ma rimangono comunque molto molto morbidi. Resta in posa per una giornata intera, il giorno dopo si sente pochissimo che è presente sui capelli e con una spazzolata comunque va via, il capello è normalissimo, eccetera. Io non uso spesso la lacca, soltanto quando faccio i capelli leggermente mossi, perché avendo i capelli ultra fini e drittissimi faccio la piastra o faccio il boccolo e ciao, dopo mezz'ora sono già spariti, quindi per tenerli magari un'ora in più utilizzo la lacca. In realtà rimangono tutta la giornata, ovviamente dopo un po' scendono perché è normale, il capello è fatto così, però in realtà per tutta la giornata sono abbastanza a posto. Ultimo prodotto generico ma sempre beauty è lo smalto. Io quest'anno mi sono innamorata degli smalti Douglas, in particolare quelli della linea Nude. Questo è il numero 150 terracotta, che è stato il mio preferito in assoluto, perché è un rosa con una punta di marroncino. È nude però ha un colore comunque vivo, non smorto come il solito marrone o il color tortora. Ha veramente quella punta di rosa senza essere rosa, non so come spiegarlo. È un colore secondo me bellissimo da tutti i giorni, ma anche per uscire, rimane leggermente elegante, fa delle belle unghie e in generale questi smalti Douglas hanno un prezzo comunque ridotto, che penso sia attorno ai 2-3 euro. Ma hanno una qualità secondo me molto buona, cioè mi piacciono molto di più questi ad esempio degli smalti Kiko. E come vi dicevo, per quanto riguarda la linea Nude, ne ho provati diversi perché li ho in condivisione con mia sorella, o comunque li ha presi anche lei, ha un marroncino, un rosa. Sono degli smalti che anche senza top coat su di me durano molto, e contate che io lavoro tantissimo con le mani, in casa, faccio i lavori, eccetera. Eppure hanno secondo me una durata discreta. Per quanto riguarda invece il make-up, ho tre prodotti che quest'anno mi hanno conquistata. Il primo è il rossetto di Jeffree Star Celebrity Skin. Ve lo avete visto in tantissimi video, in tantissimi Get Ready With Me. È il rossetto perfetto per me quando non so che cosa mettere, quando ho un trucco molto intenso sugli occhi, soprattutto se è freddo. È il rossetto perfetto se voglio un rossetto che non si senta sulle labbra. Nonostante sia un rossetto liquido matte, quindi tende ad asciugarsi, non è non confortevole sulle labbra, le asciuga ma non le sentite rattrappite super secche. Io ad esempio amo molto anche i rossetti liquidi di Nabla, ma dopo un po' mi danno fastidio sulle labbra perché sento proprio che sono secchi, che mi asciugano molto le labbra. Questo invece non lo sento, è come non averlo sulle labbra, dura tantissimo anche se mangio, bevo, rimane lì, e se va via leggermente magari al centro delle labbra, soprattutto bevendo, mangiando qualcosa di grasso, va via in maniera graduale, perché comunque è un colore abbastanza nude, quindi si vede e non vede che va via. È perfetto, è secondo me la cosa più perfetta di questo mondo fatto a rossetto. La cosa poi che mi piace è il colore, perché su di me risulta marroncino, quindi abbastanza nude, si vede però sulle labbra un effetto molto bello che può essere da tutti i giorni come un po' più elegante da serata, soprattutto se magari ho truccato molto gli occhi. Io adoro poi truccare gli occhi con colori freddi e il mio dramma è sempre abbinarci il rossetto giusto, perché quasi tutti i nude che ho trovato, che mi piacciono, che mi stanno bene, sono nude comunque abbastanza caldi, o meglio, anche se neutri, hanno quella punta di rosso per renderlo un po' più marrone, che su di me rende le labbra calde, anche se non eccessivamente, e quindi non mi convince sempre tanto con gli occhi ad esempio viola, mentre questo è neutro, ce lo posso mettere sia con gli occhi magari caldi che con dei trucchi più freddi. Anzi, con i trucchi più freddi secondo me è super super perfetto, perché ha come una punta fredda all'interno, ma non smorta, cioè le labbra non sembrano marroni grigie tipo morte, ma marroni un pochettino fredde, abbastanza nude. Questi giri di parole per cercare di dire che essenzialmente lo adoro da morire. Mi piace la formula perché è molto confortevole, mi piace la durata, mi piace il colore e il fatto che profuma tantissimo, tipo di menta. È un profumo
presente, non eccessivo, che sulle labbra dopo un po' va via, dà però quel sentore di freschezza sulle labbra che a me piace tantissimo. Altro prodotto che penso utilizzerò per sempre è il fondotinta Lancôme Lidl Ultrawear, quello 24 ore tenuta comfort senza ritocchi, che ha anche tra l'altro una protezione solare del 15. Sulla pelle non risulta totalmente matte, ma ha un finish secondo me quasi opaco, nel senso che molti fondotinta opachi danno un po' quel sentore di incipriato, quasi polveroso, mentre questo rimane molto confortevole, quasi come fosse idratante. Quindi è molto confortevole sulla pelle, anche nei punti in cui magari ho la pelle un po' più secca, non la va a segnare particolarmente. Rimane in posa tutto il giorno. Io spesso non metto nemmeno la cipria proprio perché nelle zone secche mettere la cipria tende ad evidenziare magari la grana della pelle, che non è bellissima nel mio caso, oppure quelle piccole imperfezioni. Si stende molto facilmente. Io in genere utilizzo la spugnetta di Real Techniques, ma anche il pennello va più che bene, o le mani. Secondo me fa quello che promette, ovvero il fondotinta rimane in posa, a me leggermente si lucida la zona T se sono in giro per tutto il giorno, ma veramente dalla mattina alla sera, ma è una cosa inevitabile secondo me. Per il resto lo adoro e, cosa da non sottovalutare, profuma di lusso, cioè è incredibile, ha un profumo veramente buonissimo. Sembra di mettere addosso una crema di quelle tipo Dior super expensive. Non lo so, mi dà questa sensazione, quindi è doppiamente piacevole utilizzare questo fondo. L'ultimo preferito non ce l'ho qua perché quando l'ho finito l'ho buttato e non l'ho ricomprato subito perché nel frattempo avevo degli altri prodotti da utilizzare. E sto parlando del mascara Bambi Eyelashes o Bambi Eyes False Lashes, non mi ricordo il nome preciso. Comunque il mascara di L'Oreal ispirato appunto agli occhi da cerbiatta. Ve ne avevo parlato un sacco su Instagram ed eravate rimasti anche voi folgorati dall'effetto che aveva soprattutto sulle mie ciglia, che di base non sono brutte, sono lunghe, purtroppo non incurvate, e abbastanza folte. Quindi diciamo che bisognerebbe proprio impegnarsi come il Measure Pleasure Mascara per farmele brutte. Scherzi a parte, mi piace tantissimo come mi fa le ciglia perché riesce comunque a dividerle, a incurvarle un po' e a definirle come piace a me. Magari se siete curiosi su Instagram, nelle storie in evidenza dedicate al trucco, trovate le storie in cui vi faccio vedere l'effetto wow che ha su di me quel mascara. Ha poi secondo me un buon prezzo, sugli 11-12 euro al massimo. L'applicatore all'inizio non mi convinceva perché è abbastanza grosso e non particolarmente diverso da altri mascara più o meno simili di Maybelline e L'Oreal, però si vede che la formula ha questo effetto combinata allo scovolino, su di me comunque ha un bellissimo effetto, come vi dicevo, a me personalmente piace. Non l'ho ricomprato subito perché in realtà con i saldi avevo acquistato il mio mascara preferito di sempre, ovvero le Volume de Chanel di Chanel, ed è un mascara che di base costa 35-33 euro, quindi trovare un'alternativa che costa meno della metà non è affatto male, così posso veramente sfruttarlo, usarlo sempre, sempre, sempre. Al di là però del mascara preferito di sempre versus il preferito di adesso, il Bambi Eye è un mascara per me favoloso e appena finirò questo che ho addosso lo andrò sicuramente a ricomprare. Questi erano quindi i miei preferiti beauty, skincare, cura della persona in generale. Fatemi sapere se anche voi avete provato uno di questi prodotti, se vi sono piaciuti o meno. Mi ricordo che a proposito del mascara Bambi Eye qualcuno mi aveva scritto, in realtà una ragazza, che su di lei ad esempio non faceva per niente un bell'effetto, quindi è per questo che spesso dico su di me almeno funziona, su di me fa questa cosa qua, perché è una cosa molto soggettiva. Alla fine tutti abbiamo tipi di pelle diversi, occhi diversi, ciglia diverse, gusti, aspettative diverse, cioè magari chi non apprezza l'incurvatura delle ciglia, chi non apprezza il volume, eccetera, eccetera. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti e soprattutto fatemi sapere quali sono state le vostre scoperte beauty, skincare, cura della persona, eccetera, eccetera, del 2019.
nuove, in modo da poter spulciare anche fra le cose che sono piaciute tanto a voi. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!